Io mi auguro che questo centro, ecco, che vogliono fissare a Cicerale, abbia quella valenza sul territorio, che possa dare alle famiglie che hanno questi problemi un aiuto sostanziale per aiutare queste persone che ne hanno bisogno. L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha incontrato a Cicerale i promotori della terapia multisistemica, una tecnica innovativa che può aiutare i bambini autistici a stare e vivere meglio. La TMA, tecnica multisistemica in acqua, è un percorso emozionale fornito dall'acqua basato sul rapporto tra paziente e operatore per costruire un nuovo approccio alla vita. Il mister, dopo aver percorso le strade tortuose del Cilento, è giunto al paese dei ceci, dove ha incontrato i tifosi, si è fermato a tavolino con loro e in seguito, nel corso del convegno sulla TMA in piazza Umberto I, ha spiegato i motivi del suo arrivo alla presenza del sindaco Francesco Carpinelli, del vice sindaco di Agropoli Elvira Serra, Massimo Farro, sindaco di Torchiara. Mi incuriosisce molto questa iniziativa, ha detto Ancelotti. Il lavoro sulla psicologia interessa anche il mondo del calcio, che non è come magari si pensava in passato, fisico, tecnico, ma bisogna preoccuparsi e tanto anche di lavorare sulla mente degli atleti. Sono onorato di poter appoggiare questa iniziativa che è per i bambini, quali rappresentano il futuro. Ognuno di noi, ha precisato, è papà e nonna, e per forza di cose loro sono per ognuno di noi la speranza. Si fa di tutto quanto è possibile per farli stare sempre meglio. Una tecnica certamente bella, ma soprattutto molto innovativa, che può aiutare a stare e vivere meglio. Mi incuriosisce molto questo aspetto, è un'iniziativa molto, molto interessante, d'altronde non ho la presunzione di mettermi a livello di questi esimi professori, studiosi. Noi facciamo un mestiere che è molto, molto più semplice, molto meno complicato, però diciamo, il lavoro della psicologia, sulla psiche è molto, molto importante. Soprattutto sugli atleti, sta diventando sempre più importante, non è solo una questione tecnica, non è solo una questione fisica, è soprattutto una questione psicologica. Io sono umilmente qui perché sono onorato di poter appoggiare questa iniziativa, che è un'iniziativa, diciamo, per i bambini. E credo che tutti noi siamo molto legati ai giovani del futuro, ognuno di noi ha dei bambini, ognuno di noi è papà, ognuno di noi è nonno, e per cui i bambini che rappresentano il futuro, per forza di cose, sono, diciamo, per tutti noi una speranza, e si cerca di fare tutto quello che è possibile per poterli aiutare a stare sempre meglio e a vivere sempre meglio. Quindi, al di là di tutto questo, rimane l'onore e il piacere di riuscire e di poter e di fare tutto quello che è possibile per appoggiare questa iniziativa che mi sembra molto bella, ma soprattutto molto innovativa.